Ma io credo che gli stimoli che ci ha dato lui credo siano un po' il quadro nel quale noi dobbiamo iscrivere quello che un po' ha rappresentato questi due giorni all'Aquila. Non a caso si è fatta qui, infatti è stato un meccanismo che ha messo insieme, ha prodotto un avanzamento enorme di questa realtà di reti che si interroga appunto sulla giustizia ambientale, i conflitti ambientali e su un nuovo mondo possibile. E si parte appunto da una realtà come quella dell'Aquila, dove si parla di ricostruzione. Credo che, prima accennavo ai miei compagni così chiacchierando, che dovremmo parlare tutti di ricostruzione, tutti dovremmo parlare di un meccanismo per cui viviamo in dei contesti nei quali dai territori dobbiamo avere l'ambizione, come hanno fatto i compagni aquilani, come tutti i giorni da tutte le realtà che hanno partecipato qui ai seminari e che in qualche modo è uscito anche all'interno dei seminari, riescano ad ambire ad un progetto più ampio, che riescano a concepire la realtà che li circonda all'interno di un meccanismo di prepotenza, di sopraffazione, di ingiustizia appunto, di utilizzo delle risorse, di speculazione, come un meccanismo che lega tutti noi attraverso un filo sottile e che tenta di ricostruire appunto un nuovo meccanismo di lotta, di percorso e di relazione. Da questo punto di vista qua quindi io ringrazio veramente il comitato degli Aquilani che ha oggi secondo me avuto la capacità di aprire uno spazio di interlocuzione politica e sociale veramente importante. Io credo che oggi che non si possa fare adesso un bilancio dei seminari, perché all'interno dei seminari ci siamo detti che il percorso continua e che a Vicenza tenteremo di metterlo dentro un quadro un po' più chiaro anche delle proposte che sono emerse. Però mi sento di fare un bilancio estremamente positivo di quello che hanno rappresentato questi seminari di autoformazione, perché abbiamo messo in campo nuovi elementi, nuovi termini, nuovi meccanismi di elaborazione e di lotte che ci hanno stimolato tutti noi a capire anche come attraversare Cancun, avere uno stimolo nuovo di attraversamento di questo meccanismo, che credo sia una delle tappe più importanti che ci apprestiamo ad attraversare il prossimo autunno. E da questo punto di vista credo che la relazione che tutti noi cominciamo a ricostruire debba vederci in primo luogo come soggetti che appunto non rappresentano per ognuno di noi un'autosufficienza, perché abbiamo capito che nessuno di noi è autosufficiente e ce lo stiamo dicendo anche da un po' di tempo, ma che in qualche modo ognuno di noi, partendo dalle questioni che abbiamo affrontato in questi due giorni, possano veramente radicare cambiamento reale, nuovo dibattito e nuovo immaginario collettivo. Per cui da questo punto di vista qua io credo che noi, parlando appunto di quello che ci aspetta da qui a Cancun, dobbiamo dirci che l'Assemblea di Vicenza è una delle tappe, ma non deve essere l'unica. Si devono moltiplicare le iniziative che parlano di Cancun in ogni territorio. Qui non c'è una regia già che ha stabilito come noi costruiamo il percorso verso Cancun. Credo che ogni iniziativa, ogni meccanismo, ad esempio noi abbiamo l'Expo dell'Acqua a Roma fra poco, potrebbe essere quella un'occasione di mobilitazione. La lunga marcia della memoria che ha prodotto un'iniziativa importante e che ha portato questi concetti all'interno di una regione ad alto tasso d'andrangheta, dove è impossibile muoversi, è impossibile avere agibilità. E da questo punto di vista qua noi dobbiamo tutti noi sentirci promotori di questo percorso, che Cancun è non l'obiettivo, ma l'attraversamento di un nuovo concetto, di un nuovo modo di fare politica, rinnovato, ricostruito appunto. Da questo punto di vista noi daremo il nostro contributo a questa rete, proveremo a capire a Roma, partendo dalle reti che si muovono già su questi contesti, come costruire iniziative che parlino di Cancun. Per cui sentiamoci tutti protagonisti di un meccanismo che deve assolutamente, se non una volta a settimana, due volte al mese, produrre un meccanismo di dibattito su questo tema, ma di iniziativa e anche di conflitto, se vogliamo, rispetto alle questioni che sono in campo. Ed è secondo me una questione anche abbastanza emotiva, credo che queste giornate abbiano rappresentato veramente uno stimolo importante anche dal punto di vista emotivo, e che attraverso il RICAST bisogna rilanciare nell'immaginario anche nostro di addetti ai lavori una nuova relazione, una nuova filo che ci unisce insomma dentro una realtà complicata, ma che noi soli possiamo tentare di cambiare. Grazie. Io ho fatto prima
workshop sull'Aquila e ho portato i saluti, lo riporto a tutti, delle brigate che in questo momento sono a Nardò e gestiscono il campo di accoglienza con Finisterre, dove in questo momento ci sono circa 300-350 braccianti. A me è piaciuto molto l'intervento, l'ultimo intervento, perché apre una prospettiva interessante. Innanzitutto riconoscerci l'insufficienza di ognuno, riconoscere il fatto che dobbiamo rimettere insieme un nuovo linguaggio. Secondo me bisogna anche rimettere insieme delle nuove pratiche che si basano sul concetto di cooperazione, sapendo che ognuno di noi fa delle cose che magari a volte sono a margine degli altri, ma che possono magari produrre elementi di incrocio positivo, sapendo che in qualche modo proviamo a, anche attraverso le pratiche, a costruire spazi comuni in cui mettiamo insieme, proprio a partire dalla capacità di incidere su questioni concrete, elementi di produzione di un altro mondo possibile. Le esperienze dei GAS, le esperienze dei gruppi di acquisto, le esperienze che in qualche modo oggi, a partire dalla questione della sovranità alimentare, di un piano della sovranità alimentare nazionale, incidono e aprono una discussione rispetto a una delle crisi che in qualche modo oggi attraversa il nostro paese, che è la questione agricola, possono cominciare a comunicare oltre noi stessi con dei pezzi che in qualche modo non abbiamo mai incontrato. Stanno chiudendo centinaia di migliaia di piccole aziende e in qualche modo nelle regioni del sud si sta riproducendo il latifondo. Nel 2013 si ridiscuteranno le PAC, le politiche agricole. Io ritengo che in questa discussione che facciamo la dimensione europea vada messa, non soltanto rispetto, come dire, all'attraversamento che fai su Cancun, ma come riferimento. Fra noi e Cancun c'è di mezzo un'Europa. E questa Europa oggi sta producendo delle scelte concrete che in qualche modo ci riguardano. Il nuovo patto di stabilità, quello che in Europa oggi vogliono portare avanti attraverso le riforme strutturali, lavoro, servizi, privatizzazioni, attacco ai beni comuni. Io penso che questo sia un punto di riflessione. Condivido il fatto che in qualche modo, e ringrazio i fratelli aquilani che ci hanno in qualche modo dato l'opportunità di prendere parola, questo elemento della cooperazione, di una nuova idea, di produrre relazioni anche a partire dalle pratiche, secondo me ci permette di utilizzare linguaggi in altri territori che in qualche modo noi non abbiamo mai sondato. L'appello della FIOM è secondo me importantissimo. La FIOM il 16 ottobre va in piazza, ma il 29 di settembre c'è una manifestazione secondo me importantissima, perché è la prima manifestazione dentro la crisi che i sindacati europei promuovono contro le politiche di austerity. È una manifestazione tardiva e l'appello in qualche modo non mi trova completamente d'accordo. Parlano ancora di sviluppo in maniera, diciamo, che lascia margini abbastanza consistenti di critica, però è una cosa abbastanza seria sulla quale dovremmo metterci lo sguardo, sapendo che ad esempio anche il sostegno alle lotte che in qualche modo sono sviluppate in quest'ultimo anno deve essere anche un sostegno attivo. Oggi non basta più portare semplicemente la solidarietà, bisogna costruire elementi di mutualismo, di solidarietà tra pari, casse di resistenza, banchi alimentari, perché c'è una questione concreta che riguarda la materialità e la corporeità della crisi. E su questo noi dobbiamo saper incidere anche per riparlare con chi negli ultimi anni, e io lo metto come elemento di critica, abbiamo lasciato ai margini della nostra discussione. Non siamo tutti uguali, e questo è un bene, ognuno ha un'idea, ognuno ha una visione, ma possiamo costruire in questo spazio di cooperazione la capacità di costruire senso, significato e nuove pratiche incisive dentro la dimensione della crisi.